Partiamo. Ok, buona giornata a tutti. Siamo al secondo giro dei premi per i giovani. Direi che possiamo iniziare le danze. Quindi chiamerei la prima presentazione che presenta Aqua Albuquerque. Renato. No, le altre presentazioni sono già tutte caricate, mancava solo questa. Okay. Good afternoon to everyone. My name is Renato Ago. I am a PhD student from Tushan University, co-founded with Anton Dorn Zoological Station. Today, I'm going to show the work titled Genetic and Morphological Characterization of a Sylvan Species of the Contrasigus Multipilatum Sensus Lato Complex Parasite of Pelicans and Fish from Peru and Colombia. First of all, nematodes of belonging to the genus Contrasigus and Heterox parasites, which are complex life cycle. They consist of complexes of sylvan species, which parasites piscivorous birds of the family of Pelicanidae, Phalacrocoridae, and Ardeidae. The life cycle has not yet clarified for most of the reported species, but briefly, the eggs shed into water, and they embryonate to the first stage, then further molt and develop to L2, either a larvae and eggs can be ingested by a wide variety of aquatic invertebrates that act as first intermediate host. Fish species act as second intermediate or paratenic host. A wide variety of piscivorous birds and pinnips inhabit marine brackfish and freshwater environment, act as definite host by ingesting the parasite fish. In this map, we show all the members of Contrasigus species from the family of Phalacrocoridae. We show that are distributed worldwide through the boreal and austral hemisphere. Here also show the sylvan species of Contrasigus rudolphi complex that are also distributed through Australia, Europe, and Florida. In other hand, we have the Contrasigus species that parasites the members of the family of the Pelicanidae. Here also, as we see of the Contrasigus species parasite cormorants are distributed worldwide through the boreal and austral hemisphere. Also, pelicans has been described of the main definite host of the Contrasigus multipapillatum sensus lato complex. So what we know about Contrasigus multipapillatum sensus lato complex? The first of all, the first description was given by von Drasch in 1892, referred as Ascaris multipapillata. Then Skajavi published a detailed description of the same species. Later, Luker in 1941 redescribed the species, but the author mentioned
that the species of Escajavi didn't correspond to a Contrasicum multipapillatum because Escajavi descriptions, the interlabia were absent and the double papil didn't mention on this species, whereas Bondrush describe and illustrate the double papil and interlabia that are morphological, are important morphological feature for this complex. Matucci et al. In 2010 described two new species of the Contrasicum genus, referred previously as Contrasicum multipapillatum A and Contrasicum multipapillatum B as Contrasicum gibsoni and Contrasicum obstreti by genetic analysis and morphological description. Later, the same author in 2006, they refer a new genotype of the Contrasicum multipapillatum complex, refers as Contrasicum multipapillatum C, using genetic and molecular analysis from Pelicanus occidentalis from Colombia. Later, D'Amelio et al. In 2007 described a new genotype inside the complex, refers as Contrasicum multipapillatum sensus lato, using direct sequencing of mitochondrial gene 12S and also PCR RFLP of the ETS and 12S. From Pelicanus occidentalis from the Florida. Finally, also we have other members of the complex, the Champsi in 2008 in Australia described two species of the complex, Contrasicum peripapillatum and multipapillatum D from Pelicanus conspicillatus, using an integrative taxonomy. Also, Dadi Dovich in 2022 in Israel also described a new genotype of Contrasicum papillatum E from two farm fish species using molecular analysis based in two genes. Also, the author referred that they found one female collected in Pelicanus onocrolatus, but without lack of the male, unfortunately, was not possible the molecular, the morphological study. So the objective from this work is an integrative taxonomy of the Contrasicum multipapillatum sensus lato from pelicans and fish of Peru and Colombia by a multilocus approach and morphological analysis. So in case of Peru, the sampling were carried out in Pantanos de Villa Wildlife Refuge in Lima region. They were include two pelican species, the Pelicanus occidentalis and Pelicanus tagus. And also a total of 60 individuals were sampled of Mogulcephalus, and a total of 44 larvae were collected. In case of Colombia, the area that the Tomumo March carry out the sample are in the northern Colombia. A total of 20 individuals were sampled from Pelicanus occidentalis, and a total of 60 individuals were included in the sample for Mogul insulus, and we collected a total of 25 larvae. So in the methodology, in the parasitological analysis, the L3 was found and existed in the, especially in the liver and the kidney. Both larvae and adults were used for the morphological analysis and the genetic and molecular analysis. In case of the molecular analysis, based on direct sequencing of the mitochondrial COX-2 and 12S, and in the case of the nuclear marker, the ETS region, and also we performed an RFLP of the same gene. So what
we know about our results, and we performed a maximum likelihood analysis based on the three molecular markers. In this case, in this phylogenetic tree, we show a mitochondrial COX-2 phylogenetic tree. And our sequences, 22 individuals clustered in a well-distinct phylogenetic lineage, and also clustered with the same sequences referred with Matucci et al. In 2006 as Contrasicum multipapillatum C. In other hand, three individuals clustered in the same clay of Contrasicum biogai. So in the next phylogenetic tree based on the 12F gene, we show that also our sequences refer as Contrasicum multipapillatum C from the COX-2 tree, phylogenetic tree. They cluster in together with the sequences reported by D'Amelio in 2007 as Contrasicum multipapillatum sensus lato. Also, 16 individuals cluster with the same in the clay of Contrasicum biogai. Finally, based on the ETA's region, we hear just to have a resolution of the complex, we include also the sequences from Chan-Zi. We show they also confirm that our sequences refer as multipapillatum C cluster in a well-distinct phylogenetic lineage with the reference sequences. Also, we performed our RFLP PCR of the ETS region, having the same pattern as reported of D'Amelio et al. 2007. So in case of the pairwise genetic distance based on Kimura 2 parameters model, here we show that, for example, in the clade or in the complex of Contrasegum multipapillatum, the genetic distance was pretty similar or was closer to Contrasicum novestreti, and also has the same values as the Sylvian species of Contrasicum rudolfi A and B. In the morphological study, also we have the morphological analysis. And in this, we include all the species of the complex. And also, we include six male individuals to perform the analysis. In case we compare also with the individuals reported by Luker, and the Sylvian species of Ovestreti and Gibsoni. Also about other Contrasicum species reported, for example, in this case, Contrasicum mexicanum, the piripapillatum and multipapillatum D. So also the morphological features according to the papil nomenclature proposed by Fareholm was important features the pre-cloacal papillae and the post-cloacal papillae and the double papille found posterior to the cloaca. And here we compare also with other species of Contrasicum multipapillatum sensu stricto from the Egreta alba. And then here was also similar to other species reported previously. For example, in this case, the Contrasicum multipapillatum reported by Luker are similar to the Contrasicum sensu stricto, and in this case, Contrasicum mexicanum was pretty similar to our sequence of multipapillatum C. So, in conclusions, multilocus genetic analysis here obtained from both adults and L3 specimens of the Contrasicum multipapillatum C clustered in a distinct phylogenetic lineage, them confirming that in fact they are distinct species.
also confirmed that it's a complex of sylvinus species forming a major clade on all the species adapted to pelicans all over the world. They have a well distinct from other major clades formed by the Contrasigun species parasite cormorants. Then, also, the data allow to detect some morphological features to distinguish it from Contrasigun multipilatum, redescribed by Lucker, as well as the other sylvinus species of the complexes so far characterized. A certain morphological correspondence seems to be possible with the species of Contrasigun mexicanum described by Barroeta, but the description of the species is quite incomplete, so the nomenclature designation of the taxon is in progress. Thank you. Thank you very much. We have time for a short question. No. Oh, okay. Renato, you were a bit long, but anyway, congratulations for your capacity of combining molecular analysis with a morphological study. I think it's very important. You are a doctoral candidate, isn't it? Yes, a PhD student. So it's very good that you young parasitologists continue to develop skills in the most advanced molecular analysis and without losing the capacity to look into the microscope. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Alessandra, your presentation has a nice title, Mind the Gap, Clinical Recognition and Development of Diagnostic Tools for the Zoonotic Dermanisus Gallinae Infestation in Humans. There is a project on the gender entitled Mind the Gap, the gender plan. So, please. Ok, buonasera a tutti, grazie per l'introduzione. Allora, vorrei iniziare con l'introduzione di questo acaro, che è sostanzialmente un acaro tipico degli uccelli, un acaro ematofago che ha una distribuzione globale. In particolare, questo è un acaro tipico delle galline ovaiole allevate in gabbia, e chiaramente causa numerosi problemi di benessere animale, di salute degli uccelli, ma chiaramente anche dal punto di vista produzione ci sono dei risvolti molto negativi. Oltre a questo, Dermanisus galline è vettore di numerosi patogeni, sia virali che batterici, e di rilevanza zoonotica, che come vedremo nel resto della trattazione è un aspetto molto importante. Tra questi patogeni ricordiamo Salmonella enterica, il virus dell'aviana influenza A e Erysipelotrix rusopazie. Oltre però a colpire le galline ovaiole, questo è un acaro che colpisce numerose altre specie di uccelli, come i broiler da carne, ancora i tacchini, le anatre, ma anche i canarini e i pappagalli. È molto importante, colpisce gli uccelli sinantropici, come ad esempio gli storni o ancora i comunissimi piccioni che vediamo comunemente nelle nostre città. Questo è il ciclo di Dermanisus galline, possiamo notare i vari stadi, quindi le uova, le larve, due stadi di ninfa e ancora l'adulto maschio e femmina. Il ciclo dura mediamente due settimane, però in condizioni ideali può durare anche solo una settimana. Inoltre è importante specificare come questo acaro durante il giorno si nasconda in crepe e anfratti, mentre durante la notte si va ad alimentare sugli animali, esce dal suo nascondiglio e si alimenta sulle galline.
È importantissimo sottolineare come, qualora manchi l'ospite principale, ovviamente l'Acaro cercherà degli ospiti in sostituzione dello stesso, e in letteratura sono riportati diversi casi, come ad esempio l'infestazione del cane e del gatto, o del gerbillo, o ancora dell'uomo. Nel caso dell'uomo è importante distinguere due diverse situazioni, quindi i casi occupazionali, che sono principalmente legati agli uccelli da allevamento e che colpiscono principalmente gli allevatori, i tecnici, i veterinari, ma anche comunque i visitatori degli allevamenti, tra l'altro abitudine piuttosto frequente ai giorni d'oggi, che non indossino correttamente i dispositivi di protezione individuale. Questo tipo di infestazione si verifica durante tutto l'anno, proprio perché negli allevamenti intensivi la temperatura rimane costante. Al contrario, i casi urbani sono principalmente associati agli uccelli sinantropici, e quindi vengono infestate le persone comuni, che quindi non hanno necessariamente a che fare con l'allevamento. Questo tipo di infestazione invece si verifica principalmente in tarda primavera e inizio estate. Perché? Perché gli uccelli costruiscono il loro nido sui balconi o sui terrazzi, o comunque nelle intercapedini che ci sono tra i balconi e le unità esterne dei condizionatori. Finita poi la stagione, abbandonano il nido, ma nel mentre gli acari che si trovano all'interno del nido cercano un nuovo ospite. E quindi vanno ad infestare l'uomo. Ci sono stati numerosi casi, ma riportati non solo in abitazioni private, ma anche in ospedali e uffici. Ora, qualche esempio pratico: questo è un allevamento di galline ovaiole nel quale possiamo notare la presenza di questi acari. Ancora vi mostro la presenza di questo nido, come dicevamo prima, nell'intercapedine tra un balcone e l'unità esterna di un condizionatore, e forse non si apprezzano, ma qui su ci sono degli acari. E ancora, questo è il caso di un ufficio. Qui possiamo notare come gli acari si muovano sia sul display del computer che sulla tastiera. No, il problema al momento è che i medici non hanno familiarità con questa infestazione, e quindi è difficile che venga diagnosticata. Inoltre, seppure la sospettassero, i sintomi sono piuttosto specifici, quindi è stata descritta come eruzioni sintomatiche, orticarioidi, sono state descritte in diverse maniere. Mediamente in letteratura vengono descritte come lesioni di 1-3 mm con una chiara puntura centrale, che comunque non permette di distinguere queste lesioni da altre tipologie di infestazioni, come per esempio quelle causate dall'acaro ornitonissus. Quindi c'è un problema di mancata diagnosi che si traduce in due problemi fondamentalmente. Prima di tutto il trattamento, la terapia fallisce, perché i corticosteroidi e gli antistaminici che vengono somministrati per gestire il sintomo tenderanno a fallire, il sintomo si ripresenterà, perché l'acaro, che è la fonte, che è la causa del sintomo, non è stato eliminato, e ancora sono vettori di agenti zoonotici, per cui sarebbe bene approfondire quando c'è un'infestazione di questo tipo. Al momento c'è una completa assenza di informazioni relativamente alla risposta immunitaria dell'uomo a Dermanissus galline, e ancora non ci sono informazioni o kit diagnostici per andare a valutare la sensibilizzazione o l'allergia a Dermanissus galline nell'uomo. Quindi gli obiettivi di questo studio sono stati andare a mettere a punto un estratto per lo skin prick test quantitativo, e andare quindi a valutare la presenza delle IgE, ed inoltre valutare la presenza delle IgE specifiche circolanti. Inoltre siamo andati a valutare se ci fosse la possibilità di un'allergia a Dermanissus galline, e anche la possibilità che ci fosse una cross sensibilizzazione con gli acari delle polveri domestiche Dermatophagoides pteronissinus e Dermatophagoides farine. Infine, sono state elaborate delle linee guida, cioè tra gli obiettivi c'era quello di elaborare delle linee guida e delle raccomandazioni, e conseguente distribuzione delle stesse. Questo è uno studio in collaborazione con la Cattedra di Allergologia e Immunologia Clinica dell'Università degli Studi di Bari e Foggia.
Come primo step in laboratorio si è proceduto a preparare l'estratto che sarebbe stato poi utilizzato nello skin prick test quantitativo. Quindi sono stati utilizzati 100 mg di acari che corrispondono circa a 1000 individui di Dermanissus galline, sono stati selezionati solo ninfe e adulti in starvation e sono stati acquistati da un laboratorio perché chiaramente essendo una sperimentazione sull'uomo occorreva che venissero dal laboratorio e non dal campo. Poi brevemente sono stati immersi in PBS senza calcio e magnesio e DDTA con inibitore delle proteasi, sono stati sottoposti a diversi cicli di centrifuga e quindi in questa maniera è stato ottenuto l'estratto. Successivamente per valutare la componente proteica dell'estratto stesso sono state fatte la tecnica di Bradford e poi sottoposti ad elettroforesi. Per ciò che riguarda il reclutamento dei pazienti, ci si è mossi su due fronti paralleli. In primo luogo mediante visite in allevamento e questionari che riguardavano sia l'anamnesi del paziente che segni clinici e lesioni più specifiche. Parallelamente i medici si sono occupati di reclutare dei pazienti che avessero una sintomatologia sovrapponibile a quella da Dermanissus galline. Quindi reclutati i pazienti che tra luglio 2021 e giugno 2022 ne sono stati reclutati 17, 13 in allevamento e 4 dai medici, tutti questi soggetti sono stati sottoposti allo skin prick test quantitativo, che brevemente funziona così: una goccia di estratto viene posta sull'avambraccio del paziente, successivamente si attendono 15 minuti e poi si pone una goccia di estratto sull'avambraccio e poi successivamente si punge l'avambraccio. Fatto questo si attendono 15 minuti, dopodiché si valuta le dimensioni del ponfo che si è venuto a creare con del nastro adesivo trasparente. Quindi questo nastro adesivo viene riportato sulla cartella del paziente e si va a fare una valutazione delle dimensioni del ponfo facendo un calcolo asse maggiore per asse minore diviso 2 e in questa maniera otteniamo i millimetri del ponfo. Quindi abbiamo ottenuto i seguenti risultati: 3 soggetti si sono dimostrati allergici a Dermanissus galline, 2 hanno sviluppato delle IgE specifiche a Dermanissus e invece 12 pazienti non hanno mostrato né allergia né hanno sviluppato IgE specifiche. Inoltre non è stata riscontrata cross reattività allergica tra gli acari della polvere domestica e Dermanissus galline. Ed ancora abbiamo preparato delle linee guida per guidare i medici che, come dicevamo prima, hanno ancora poca familiarità con questo problema, e queste linee guida comprendono vari aspetti, dall'anamnesi all'ispezione del sito, alla collection dei campioni e così via. Quindi innanzitutto possiamo dire che i casi urbani di Dermanissus galline sono sicuramente diffusi, quindi non è più un problema che riguarda solo l'allevamento avicolo. Ancora possiamo dire che l'estratto che è stato preparato in laboratorio per lo skin prick test quantitativo si è rivelato efficace per il rilevamento delle IgE per Dermanissus galline. Inoltre, ovviamente c'è ancora tanto da fare, tanti pazienti da reclutare, però i risultati sono per ora promettenti, quindi si vuole andare avanti e in futuro si potrebbe utilizzare questa metodologia sia per fare degli screening alle persone esposte professionalmente, sia da utilizzare nei soggetti esposti. Inoltre riteniamo che questo sia un esempio di One Health applicata con successo, in cui i veterinari hanno collaborato con i medici e hanno raggiunto questo obiettivo. Tra i piani che abbiamo per il futuro c'è sicuramente quello di valutare gli anticorpi IgE specifici circolanti dei soggetti il cui skin prick test era risultato positivo, e ancora distribuire le linee guida che abbiamo preparato sia ai medici specialisti che ai medici di base, proprio per aumentare la sensibilizzazione a questo problema. Vi ringrazio. Grazie. Dai, guida la discussione.
Abbiamo tempo per una domanda? Sì, Stefano. Alessandra, sì. Complimenti. Grazie. Anche perché c'è, secondo me, anche una mancanza importante di diagnostica dermatologica. A Roma noi, quando abbiamo un problema di questo genere che ci si pone, poi alla fine ci rivolgiamo agli entomologi e non ai dermatologi. E quindi è importante questa connessione che state uh-huh. cercando di creare. E la domanda è sulla specificità di questo. Se ho capito bene, questi sono dei preparati con antigeni somatici. Sì. E tu hai parlato di una specificità per Dermanissus, di nessuna sì. grossa reattività con dermatofagoides, per esempio, siccome in altri casi invece la grossa reattività è amplissima, uh-huh. amplissima, non so se si dice, che raggiunge anche i nematodi, purtroppo, perché poi alla fine quelle sono troppo miosine, paramiosine, sì. sono molto simili tra loro. Come l'avete vista questa specificità? Okay. E se effettivamente poi si può andare a cercare qualcosa di ancora più specifico. Ok, io veramente non mi sono soffermata su questo aspetto perché temevo poi di allungare troppo. Comunque il discorso è questo, in realtà gli skin prick test quantitativi sono stati fatti in comparata, quindi entrambi, lo skin prick test per i dermatofagoides e quello per il Dermanissus galline. Chiaramente loro hanno tenuto in considerazione anche la sintomatologia, che nel caso del Dermanissus è dermatologica, mentre nel caso degli acari della polvere domestica è respiratoria. E poi, mettendo insieme tutti questi elementi e i risultati dello skin prick test, come ho spiegato, quindi le dimensioni del PONFO, sono giunti alla conclusione che non ci fosse una cross sensibilizzazione. Ok, perfetto. Se non ci sono altre domande, passerei alla prossima candidata. Grazie. Ilaria Bellini. Alzo un po'. Aspettiamo che arrivi. No, no, la presentazione. La presentazione. Ok, vediamo un po' cosa succede con Anisaki se la risposta è infiammatoria. Sì, esatto. Grazie per la presentazione. Io sono Ilaria Bellini, dottoranda al terzo anno presso l'Università della Sapienza di Roma e quest'oggi vi presenterò il nostro progetto. L'anisachiasi è una zoonosi accidentale causata da un nematode marino quale Anisakis, caratterizzato da un complesso cicobiologico dove sono coinvolti diversi ospiti marini. E l'uomo può entrare accidentalmente a far parte di questo ciclo ingerendo del pesce crudo poco cotto infestato da larve allo stadio infestante L3, determinando una patologia che quindi potrà essere gastrica, intestinale o più raramente ectopica e caratterizzata da una sintomatologia acuta, caratterizzata da diarrea, dolori addominali, ma anche reazioni allergiche e casi asintomatici, o cronica, con infiammazioni, lesioni ulcerose e formazioni di granulomi. Questa sintomatologia comunque risulta specifica in quanto riconducibile molto spesso anche ad altre tipologie di natura batterica o virale e questo ne rende difficile al tempo stesso anche la diagnosi. Una diagnosi complessa o al tempo stesso determina delle problematiche a livello epidemiologico. E perché è importante non andare invece a sottostimare questa patologia? Perché l'interazione tra il parassita e l'uomo può avere delle conseguenze abbastanza complesse e pericolose. Nel momento in cui la larva, infatti, raggiunge il nostro tratto gastrointestinale, si scontra con la nostra prima barriera di difesa, quali le cellule epiteliali. E esse sono caratterizzate da recettori in grado di riconoscere gli antigeni di questo macropatogeno, determinare una risposta intracellulare che avrà come fine ultimo la produzione di citochine e chemochine, che a loro volta andranno a richiamare nel sito di danno le cellule del sistema immunitario. E tutto ciò avrà come finalizzazione la morte del parassita, con conseguente espulsione, ma nei casi più gravi abbiamo formazione di granulomi ed infiammazione cronica. Ed è proprio l'infiammazione cronica un fattore importante, in quanto sappiamo che l'infiammazione cronica sia un fattore di rischio per l'insorgenza di neoplasie. E se per alcuni elminti, come ad esempio schistosoma hematobium,
La loro carcinogenicità è ormai scientificamente provata. Per Anisakis questa ufficialità non c'è, ma report che mostrano colocalizzazioni di larve di Anisakis in presenza di tumori gastrici ed intestinali sta via via aumentando nel tempo, suggerendo quindi che Anisakis potrebbe potenzialmente essere un fattore di rischio per questa tipologia di tumori. Nonostante questa rilevanza da un punto di vista di salute pubblica, la letteratura scientifica però al riguardo resta scarna e ricca di limitazioni, come ad esempio molto spesso l'utilizzo di modelli in vitro che non vanno a rappresentare il microambiente in cui il parassita agisce, o una mancanza di standardizzazione e ancora di più una quasi totale di mancanza di informazioni riguardanti un nuovo vettore di patogenicità che è già stato studiato in diversi patogeni e anche in parassiti nematodi, quali le vescicole extracellulari, ovvero delle nanoparticelle che vengono attivamente prodotte dai parassiti, che al loro interno presentano dei messaggi criptati sotto forma di acidi nucleici, proteine, microRNA, che una volta raggiunta la cellula target sono in grado di andarne a influenzare l'attività. Ad oggi per Anisakis esistono solo due pubblicazioni al riguardo che dimostrano che il nematodo è in grado di produrre queste microvescicole e riguardanti il loro contenuto, ma informazioni che vanno a darci diciamo, dei dati al riguardo dei loro effetti nell'ospite mancano totalmente. Quindi gli obiettivi del mio progetto sono quelli di andare a effettuare una caratterizzazione della risposta cellulare umana infiammatoria ai prodotti patogenetici di Anisakis, includendo le vescicole extracellulari, lo sviluppo di un modello in vitro che sia il più fedele possibile alla realtà e il confronto dei miei risultati con quelli presenti in letteratura. Per adempiere a tali obiettivi abbiamo cercato di andare a ricostituire una sorta di ciclo patogenetico nell'uomo in vitro utilizzando tre vettori di patogenicità, ovvero la larva viva, che quindi andrà a mimare la prima fase del contatto tra l'ospite e il patogeno, le vescicole extracellulari, quindi questo nuovo paradigma di comunicazione ospite-patogeno, che andranno a rappresentare quindi sempre una parte precoce del ciclo patogenetico, e l'estratto crudo, che invece non è nient'altro che un pestellato di larve, quindi fondamentalmente un cocktail di antigeni, che potrà invece andare a mimare la senescenza larvale, cioè il momento in cui il parassita muore, perciò fondamentalmente rappresenta una fase tardiva del ciclo patogenetico. Questi tre vettori sono stati messi in incubazione con le cellule dell'adenocarcinoma colorettale umano, in quanto selezionate poiché esse sono in grado di andare in vitro a ricostituire un monostrato confluente in grado di mimare la barriera epiteliale umana. E a questo punto siamo passati alla stima dei prodotti infiammatori, focalizzandoci su due citochine, l'interleuchina 8 in quanto chemochina per antonomasia, coinvolta soprattutto nella fase acuta, nel richiamo delle cellule del sistema immunitario nel sito di danno, e l'interleuchina 6, invece una citochina pleiotropica che funge da ponte tra la risposta immunitaria innata e quella adattativa. Per fare ciò abbiamo utilizzato due tecniche, il test ELISA, che è per andare a valutare la quantità di proteina prodotta, con un tempo di incubazione di 24 ore, fatta eccezione per le larve vive, in cui abbiamo usato anche un ulteriore checkpoint a 6 ore, e la real-time PCR, quindi per andare ad analizzare la variazione dell'espressione genica di queste citochine nel tempo, in particolare a 3 checkpoint, 1 ora, 6 ore e 24 ore, così da avere un'idea riguardante una fase molto precoce, intermedia e tardiva dell'incubazione. Cosa abbiamo ottenuto? Per quanto riguarda la larva viva, abbiamo ricevuto dei risultati molto interessanti, in quanto possiamo notare che, pur essendo un macropatogeno, in realtà si determina una downregolazione molto precoce ad un'ora dell'espressione genica, soprattutto per quanto riguarda l'interleuchina 6, che poi tende a risalire nel tempo, ma comunque rimanendo ad uno stato basale. E questa riduzione, questa downregolazione dell'espressione genica, viene riflessa anche in una riduzione progressiva nel tempo a livello della quantità di proteina prodotta. La stessa tipologia di attività la notiamo di trend, lo notiamo per l'interleuchina 8 con un impatto minore, in quanto la downregolazione è molto minore, molto precocemente a livello dell'espressione genica, e la riduzione a livello di proteina prodotta risulta ridotta alle 6 ore per poi tornare ai livelli basali. Per quanto riguarda invece questo nuovo veicolo di patogenicità, le vescicole extracellulari sono state prodotte da un pool di 20 larve incubate per 24 ore ed isolate tramite kit commerciali.
Successivamente siamo passati a validare la presenza di queste vescicole extracellulari nel nostro campione tramite due tecniche, la Western Blot Analysis e la Nanoparticle Tracking Analysis. Nel Western Blot siamo andati a ricercare un marcatore esosomiale, Alix, coinvolto nella biogenesi degli esosomi ed abbiamo ottenuto appunto una banda specifica a livello del nostro campione, mentre la Nanoparticle Tracking Analysis ci ha permesso di poter valutare la presenza visivamente delle vescicole extracellulari all'interno del nostro campione, avere un'idea del loro diametro medio che appunto rientra nel range di quello indicato nelle linee guida e la loro concentrazione. Dopo l'incubazione cosa abbiamo notato? In questo caso abbiamo notato un trend simile per entrambe le citochine, ovvero una upregolazione molto precoce dell'espressione genica, riconducibile potenzialmente all'uptake di queste microvescicole nella cellula ospite, seguita da una downregolazione progressiva nel tempo, che interessantemente si nota a livello della proteina prodotta. Infatti abbiamo una drastica riduzione di interleuchina 6 e una riduzione meno drastica dell'interleuchina 8. Per quanto riguarda l'estratto crudo, invece, i risultati sono totalmente diversi, in quanto diversa appunto è la fase che stiamo investigando. Quindi si nota per l'interleuchina 6 una upregolazione dell'espressione genica, che poi torna ai livelli basali alle 24 ore, e una upregolazione della proteina prodotta, mentre per l'interleuchina 8 sembra non esserci nessuna tipologia di influenza né a livello di espressione genica né a livello di quantità di proteina prodotta. In conclusione, quindi, da questi dati preliminari possiamo dividere il ciclo patogenetico di Anisakis potenzialmente in due fasi. Una fase di monomodulazione, nella quale le nostre cellule sembrano non essere allarmate dalla presenza di questo macropatogeno e dei suoi prodotti. E questo, piuttosto che essere un processo passivo, potrebbe essere una strategia attivata dal parassita per cercare di rimanere in vita all'interno di questa nicchia inospitale, in quanto ricordiamo che l'uomo è un ospite accidentale. Mentre la fase tardiva, in cui abbiamo un'induzione di una risposta infiammatoria e immunitaria con espulsione o formazione del granuloma. Per quanto riguarda le nostre prospettive future, ad oggi stiamo cercando di investigare maggiormente i meccanismi di azione degli esosomi nell'ospite, basandoci su una nostra recente pubblicazione in cui siamo andati ad analizzare il contenuto delle vescicole extracellulari di Anisakis, soprattutto in termini di microRNA, e ciò che ne abbiamo derivato è il fatto che molti microRNA effettivamente hanno come target dei fattori coinvolti nella risposta infiammatoria e nel processo di insorgenza tumorale. E l'altro nostro obiettivo è l'implementazione del modello, abbandonando le linee cellulari ma utilizzando degli organoidi intestinali umani. Perché? Perché gli organoidi sono un modello innovativo a cavallo tra l'in vitro, l'ex vivo e l'in vivo, basati sull'utilizzo di cellule staminali che, se sottoposti a determinate condizioni culturali, sono in grado di ricreare una conformazione 2D, 3D, a livello del, diciamo, sperimentale e un grado di riproporre una eterogenea popolazione cellulare che riflette l'organo da cui derivano, quindi quello intestinale in questo caso. E ciò che siamo riusciti ad ottenere è appunto degli organoidi intestinali umani a partire da biopsie di pazienti sani, del colon di pazienti sani. Infatti in queste immagini possiamo notare appunto una biopsia in cui sono visibili le cripte incastonate nel tessuto, sede dove risiedono le cellule staminali a livello intestinale. Siamo passati all'isolamento delle cripte, a piastrarle in gocce in 3D di Matrigel, che non è nient'altro che una sostanza che è in grado di mimare in vitro la matrice extracellulare. I nostri organoidi si sono accresciuti, amplificati, e solitamente quando sono organoidi intestinali sani hanno questa forma cistica, in cui all'interno vi è un lume intestinale e il perimetro non sono altro che cellule staminali in amplificazione. E al tempo stesso le siamo andati poi a piastrarle in una conformazione 2D in transwell, una membrana semipermeabile che permette gli scambi. Abbiamo indotto il differenziamento e appunto è stato testato tramite immunostaining con zonulina 1, una proteina tight junction, e la villina, una proteina coinvolta nella struttura dei microvilli. A questo punto ciò che stiamo svolgendo appunto è di andare a cercare di incubare i nostri esosomi con questo modello, che sicuramente avrà una risposta molto più fedele alla realtà di una linea cellulare immortalizzata. E l'approccio che vogliamo usare per studiare la risposta dell'ospite sarà un approccio omico, di trascrittomica, unito e associato con real-time PCR. Grazie per l'attenzione, ringrazio la mia sezione di parassitologia, che mi supporta e mi sopporta, e la sezione di microbiologia. Beh, molto interessante. Ci sono domande dal pubblico?
non ci sono domande. Ah, c'è Bruschi, bravo. Molto interessante. Cosa si aspetta di trovare incubando con larve uccise di Anisakis? No, noi col modello organoide, dice, noi stiamo cercando solo di incubare gli esosomi in questo caso. No, con le caco cells, scusi. Con le caco? Le larve uccise nel senso estratto crudo? O... No, la larva intera uccisa. La larva morta, sì. Praticamente. Beh, secondo me, cioè, nel senso, credo che abbia la stessa validità dell'estratto crudo, perché comunque anche la larva morta, anche se non è attiva, quindi meccanicamente non rilascia delle sostanze attivamente, comunque presenta degli antigeni somatici che alla sua morte vengono rilasciati sulla struttura dell'ospite. Quindi io mi aspetto comunque una risposta infiammatoria, non una risposta immunomodulante. L'immunomodulazione la vedo più come un processo attivo del parassita. Anche questi dati preliminari, insomma, ci portano verso questa direzione. Grazie. Senti, Ilaria, dicono che c'è poco tempo, ma insomma una rapida domanda. Ovviamente questa cosa degli organoidi è molto interessante. Perché solo le vescicole extra, gli esosomi, insomma, invece di rifare la stessa tutto. Sperimentazione fatta con le linee cellulari? Sì, sì, si potrebbe fare ovviamente anche questo tipo di attività, anche se con le larve vive risulta un po' complicato, perché dovremmo usare solo la conformazione 2D. Mentre nella conformazione tridimensionale abbiamo comunque una conformazione cistica, quindi dovremmo inserire le larve all'interno di queste, diciamo, bolle di organoide. Quindi il setting dell'esperimento sarebbe molto complicato. Noi stiamo cercando di valutare le microvescicole perché diciamo che sono un vettore di patogenicità molto interessante e che può avere un'applicazione traslazionale. Non solo per comprendere la patogenesi di Anisakis, ma se veramente avessero un'attività immunomodulante di riduzione drastica di determinate citochine, viene da sé che potrebbero essere anche utilizzate per molti altri ambiti, come già si sta facendo per altri nematodi, stanno testando queste microvescicole su malattie croniche infiammatorie come l'IBD o la colite ulcerosa, quindi sono veramente interessanti per questo. Comunicazione su prevalence and molecular characterization of gastrointestinal protozoans from Policlinico Tor Vergata Rome, a 1-year survey. Esatto. Buon pomeriggio a tutti, sono Isabel Guadagno Procesi, dottoranda presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale dell'Università di Roma Tor Vergata. Oggi vi presenterò i risultati relativi a un anno di survey condotto presso il Policlinico di Tor Vergata a Roma e volto a valutare prevalenza e variabilità di protozoi gastrointestinali da pazienti sintomatici diagnosticati tramite l'utilizzo di un pannello multiplex real time. Negli ultimi anni sicuramente questa tipologia di pannelli sono stati visti come un approccio estremamente efficiente nell'ambito della diagnostica gastrointestinale per quanto riguarda appunto lo screening di protozoi da campioni fecali, tanto più che ci siamo mossi in due direzioni. La prima nell'andare a valutare come queste tipologie di pannelli possano superare i limiti posti da altre tipologie di tecniche di diagnostica, quale ad esempio la microscopia. Ma ci si è anche mossi in un altro senso, ovvero quello di effettuare delle analisi comparative per andare a vedere effettivamente tra diverse tipologie di pannelli quali siano più efficienti in termini non soltanto di quantità di campioni processabili, ma anche in tempi di diagnostica, sensibilità, ma soprattutto in quantità di patogeni screenabili, che risulta essere la discriminante più importante. Da gennaio del 2021, anche presso la unit di parassitologia del Policlinico di Tor Vergata, è stato possibile usufruire di uno di questi pannelli per la diagnostica. E dunque si è voluto utilizzare i dati raccolti per andare a valutare la prevalenza di diversi protozoi gastrointestinali all'interno della popolazione di pazienti e andare successivamente a selezionare alcuni campioni positivi
per poi caratterizzarli molecolarmente e ottenere informazioni utili per successive ricerche relative ad esempio al rischio zoonotico di alcuni isolati e quindi ipotetiche vie di trasmissione uomo-animale, animale-uomo, ma anche per andare a avere più informazioni possibili su quegli isolati ad esempio che risultano particolarmente resistenti a terapie o persistenti nei pazienti. E quindi lo scopo complessivo è stato quello di voler avere un'immagine globale sempre più precisa ma anche ampia relativamente alla presenza e alla diversità di questi parassiti nei pazienti considerati. Il survey ha avuto la durata di un anno e si è svolto in delle condizioni un po' particolari, ovvero quelle della seconda ondata pandemica del Covid-19, e nel nostro caso il pannello utilizzato è stato l'Alplex Gastrointestinal Panel Parasite Assay, che è attualmente uno dei più utilizzati globalmente nel campo della diagnostica. Il periodo di campionamento è andato da marzo 2021 a marzo 2022 e ha riguardato unicamente pazienti sintomatici. Questa è una particolarità di cui discuteremo successivamente, che però ha condizionato i risultati, ma non è stata neanche una scelta voluta, ma dettate dalle condizioni di campionamento stesso. E per questi 377 pazienti non sono stati unicamente raccolti campioni fecali, ma anche informazioni relative a sesso ed età per analisi future, ma soprattutto la presenza o l'assenza di una specifica richiesta per un esame coproparassitologico. Questo perché, per questioni logistiche legate alla diagnostica interne alla stessa unità di microbiologia, qualsiasi campione venga positivo, con richiesta per uno screening di un patogeno enterico viene passato per tre diversi pannelli che vanno ovviamente a detettare diverse tipologie di patogeni. Quindi un campione per cui che presenta una richiesta per blastocisti, ad esempio, viene screenato da tutti e tre i pannelli che potete qua vedere. Anche questo avrà delle implicazioni nelle discussioni che vedremo successivamente, ma è ovvio che il nostro interesse era concentrato sul pannello relativo ai protozoi gastrointestinali. L'Alplex infatti va a screenare diversi parassiti, quali Dentamoeba fragilis, Blastocystis hominis, Giardia duodenalis, Cryptosporidium, Entamoeba solidica e Cyclospora cayetanensis. Una volta ottenuti i risultati relativi alla positività dei vari campioni, si sono selezionati alcuni isolati che sono stati amplificati con primer specifici in PCR endpoint, mandati a sequenziare e successivamente genotipizzati. Vediamo in questa slide i risultati relativi ai valori di prevalenza, con un valore di prevalenza totale del 23% e una presenza importante di positivi a blastocystis con l'11,9% di prevalenza per la positività, seguito successivamente da Dentamoeba con un 6,6%. Per quanto riguarda positività a Giardia e Cripto, i valori sono inferiori, mentre è interessante notare come non è stato rilevato alcun positivo per Dentamoeba e Cyclospora. Successivamente appunto sono stati selezionati alcuni campioni per essere genotipizzati ove possibile, vediamo qui ad esempio Dentamoeba fragilis di cui 6 campioni sui 25 positivi sono stati genotipizzati e tutti quanti sono stati associati al genotipo 1, un genotipo normalmente associato all'uomo. Successivamente per blastocystis sono stati genotipizzati 16 campioni. Qui sarò molto breve perché successivamente la mia collega Montalbano Di Filippo farà una presentazione molto più specifica e approfondita, ma i sottotipi identificati sono stati maggiormente l'ST3 e l'ST4, seguiti a pari merito dall'ST1 e l'ST2. Per quanto riguarda Cryptosporidium, purtroppo per la difficoltà di amplificazione dei campioni è stato possibile amplificare un solo isolato che è risultato appartenente a Cryptosporidium parvum e dunque già qui iniziamo a vedere l'importanza di questa caratterizzazione per evidenziare potenziali isolati zoonotici. Sono state anche raccolte informazioni per quanto riguarda i dati delle coinfezioni. Qui sicuramente il protagonista risulta essere Blastocystis, che vediamo associato con diversi parassiti, ma in primo luogo con Dentamoeba fragilis, con ben 7 di queste associazioni sulle 9 totali. Questo non ci stupisce perché in realtà è un'associazione estremamente comune che si può rilevare e sarebbe però interessante andare a vedere come può essere correlata sia alla diagnostica che alla sintomatologia dei pazienti presi in considerazione. Cosa possiamo dunque dire? Sicuramente il valore ottenuto di positività del 23% è un valore consistente. Infatti
un paziente su 4 risulta infettato con almeno un protozoo gastrointestinale. Questo valore di per sé già consistente va però inserito nel contesto delle condizioni che abbiamo posto all'inizio dei materiali metodi, ovvero non tutti i pazienti analizzati presentavano una richiesta specifica per uno screening parassitologico. Questo significa che probabilmente questi valori già interessanti potrebbero essere sottostimati proprio per la mancanza di una specifica richiesta. E dunque si vuole mettere in risalto la necessità sicuramente di porre più attenzione e più accuratezza nella richiesta di screening parassitologici, perché spesso vengono diciamo, messi in secondo piano rispetto ad esempio a uno screening batterico o virale. E sicuramente ci sono stati dei fattori fondamentali che hanno influenzato questi risultati, proprio dovuti al periodo di campionamento durante la seconda ondata pandemica del Covid-19. Innanzitutto lo switching di tecnica che è avvenuto da una microscopia a degli assay molecolari, questo sia per una questione organizzativa di spazi, che ha dovuto dare più spazio a laboratori per il Covid, ma anche per una questione di sicurezza. In realtà poi ha avuto l'effetto positivo di sicuramente un miglioramento nella sensibilità della diagnostica, ma anche nel numero di campioni processati e di protozoi identificati. La stessa di Entamoeba fragilis, probabilmente già presente all'interno della popolazione di pazienti, non era mai stata rilevata perché non vi erano tecniche diagnostiche adeguate per questa funzione. E quindi in realtà i nostri dati degli anni precedenti non possono essere paragonabili con quelli ottenuti, perché ottenuti in condizioni completamente diverse. E poi la stessa popolazione di pazienti ha avuto un cambiamento. Come già detto, si tratta di pazienti sintomatici, pazienti in realtà fortemente sintomatici, in quanto durante il periodo considerato unicamente questa tipologia di pazienti si presentava in ospedale per paura di essere infettata dal virus, e per alcuni periodi sono stati addirittura sospesi gli esami di routine. Quindi è una popolazione realmente ben selezionata. E un ultimo appunto per quanto riguarda la necessità di una caratterizzazione molecolare, e quindi di un utilizzo complementare di una PCR endpoint. Qui vediamo riassunti brevemente i risultati appunto della caratterizzazione molecolare, e risultano essere però queste le uniche metodologie fondamentali per andare a evidenziare un potenziale rischio zoonotico di un isolato in quella che è un'ottica One Health, che vede appunto collaborare diversi settori della ricerca e della medicina. E dunque sicuramente l'utilizzo di questo pannello ha permesso di avere un avanzamento e un miglioramento della diagnostica, ma ha anche permesso di ottenere in maniera molto più mirata e diretta campioni da utilizzare per altre tipologie di ricerche, per la caratterizzazione molecolare, che rimane comunque un punto cruciale per quanto riguarda l'analisi della diversità dei protozoi e per l'identificazione di potenziali isolati zoonotici. Grazie per l'attenzione. Grazie mille. Ci sono domande? Professor Bruschi. Interessante. Che non ci fosse Entamoeba histolytica era atteso, ma con l'Olplex possiamo dichiarare eradicata Entamoeba dispar? No? Perché il test non la mette in evidenza. No. Quindi abbiamo eradicato Entamoeba dispar. Stiamo cercando di implementare anche con altri pannelli per avere uno spettro più ampio in tutto questo, perché adesso abbiamo aggiunto un nuovo pannello che va a contemplare anche nematodi e altri protozoi. Però per adesso sì. Ma un controllo microscopico non è stato fatto, eh? Allora noi abbiamo effettuato, non è qui presentato, anche dei controlli in parallelo di medesimi campioni, microscopia e real time. E in realtà si è vista un'efficienza maggiore del pannello, soprattutto per quanto riguarda di Entamoeba, che assolutamente non era rilevata, soprattutto perché sia per la difficoltà sia perché si trattava di campioni processati dopo diversi giorni, mentre di Entamoeba già dopo poche ore risulta essere di difficile rilevazione. E poi anche blastocistis, confrontando i medesimi campioni con entrambe le tecniche, è stato unicamente rilevato dalla real time e non dalla microscopia. Grazie. Niente. Professoressa Gian Gaspero. Grazie, complimenti per questo lavoro, che mi fa piacere, perché finalmente si cerca Ciclospora, che è uno di quei parassiti che nessuno
va a cercare e che peraltro è difficile trovare microscopicamente, per cui cioè, richiede delle analisi microscopiche ben più diciamo sofisticate, per cui magari puoi chiamarlo un ciclospora-like se fai una microscopia. Quindi questo panel è quello che è usato anche in America tantissimo per lo screening. Niente, era solo come dire, finalmente cerchiamo i patogeni negli ospiti, anche diciamo in queste situazioni. Mi auguro che diventi una routine negli ospedali. Ecco, grazie. Parafrasando il professor Cringoli, è il test che fa la malattia. Grazie. Okay, grazie mille. Chiamerei Alice. Surveyor on the presence of Leishmania infantum in wild animals from the province of Bologna. Buonasera a tutti, io sono Alice Magri, sono dottoranda presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Veterinarie dell'Università di Bologna, in particolare presso il Servizio di Malattie Trasmissibili e Sanità Pubblica Animale. In questo mio intervento vi presenterò i risultati di uno studio che abbiamo condotto per testare la diffusione di Leishmania infantum in specie selvatiche della provincia di Bologna. Come è noto, Leishmania infantum è un protozoo endemico nell'area mediterranea che è responsabile in Italia per la leishmaniosi canina nel cane e per la leishmaniosi zoonotica viscerale nell'uomo. La malattia veniva storicamente considerata endemica nel litorale tirrenico, nel basso Adriatico e nelle regioni insulari e al cane veniva attribuito il ruolo di principale reservoir. Tra le regioni del nord Italia, tuttavia, l'Emilia-Romagna ha sempre avuto un quadro epidemiologico distinto. Infatti, i primi casi di leishmaniosi viscerale vengono descritti fin dagli anni 50 e ricordiamo il focolaio descritto dal professor Pampiglione avvenuto negli anni 70 nella provincia di Bologna, in particolare in una regione pedecollinare. Già allora, negli anni 70, il professore mise in dubbio il ruolo del cane come reservoir di Leishmania infantum in questa particolare zona. A partire dagli anni 90, in particolare, sempre nella provincia di Bologna, i casi di leishmaniosi viscerale sono notevolmente aumentati, tanto che al giorno d'oggi abbiamo attualmente 2 focolai attualmente attivi nella provincia di Bologna. Quindi, in coordinazione con i colleghi del Sant'Orsola e dell'IZS, sono stati condotti degli studi molecolari su ceppi isolati da cani, pazienti umani autoctoni e non autoctoni, e flebotomi, che hanno dimostrato che nella nostra regione sono attualmente presenti 2 ceppi distinti circolanti. Il primo, riscontrato nel cane, è assimilabile a quello isolato in pazienti non autoctoni, il secondo invece è riscontrato nell'uomo e nei flebotomi. In questo particolare contesto si apre quello che è il mio progetto di dottorato, che è stato svolto in collaborazione con i colleghi del Sant'Orsola e dell'Istituto Zooprofilattico, in cui abbiamo testato delle specie selvatiche provenienti da zone limitrofe ai focolai per capire se alcune di esse potessero avere il ruolo di potenziale reservoir. Nel dettaglio, grazie comunque a delle giornate a degli incontri formativi svolti con cacciatori e con guardie ecologiche volontarie, siamo riusciti a recuperare 33 caprioli e 5 ricci, tutti provenienti da zone limitrofe ai focolai. Come primo screening per testare la presenza di Leishmania abbiamo eseguito una real-time PCR avente come target una regione conservata del mini-circle. In particolare abbiamo analizzato 2 diversi organi target, l'orecchio e la milza. I risultati di questa prima indagine hanno mostrato come 11 dei 33 caprioli 4 dei 5 ricci fossero positivi alla presenza di Leishmania. Vorrei porre in particolare la vostra attenzione su come
la totalità della positività, cioè su come i caprioli risultassero positivi prevalentemente, anzi nella totalità, a livello dell'orecchio. Un solo soggetto era positivo a entrambi gli organi target. Per confermare che la specie da noi ritrovata fosse Leishmania infantum, abbiamo eseguito una seconda PCR, una PCR endpoint, avente come target la regione dell'ITS1, e tutti i campioni si sono confermati come essere Leishmania infantum. Al fine invece di discriminare se ci potessero essere delle differenze fra i ceppi presenti nei nostri campioni, abbiamo condotto una terza PCR che invece aveva come target il gene della cisteina proteasi B. Questo è un gene che viene riportato in letteratura ed è stato descritto come capace di distinguere diversi ceppi di Leishmania infantum grazie alla presenza o eventualmente assenza di una regione di 39 paia di basi di indel. Ma quando abbiamo applicato questa PCR ai nostri campioni, ciò che abbiamo osservato purtroppo è stata una grande interferenza del DNA dell'ospite. Quindi, in collaborazione con i colleghi dell'Università di Ostrava e in particolare con il laboratorio dei tripanosomatidi guidato dal professor Vyacheslav Yurchenko, abbiamo messo a punto una metodica di nested PCR, avente come target molecolare la particolare regione di indel e che quindi ci permettesse di discriminare i ceppi presenti sulla base di queste 39 paia di basi. Come potete vedere, nel risultato di questa nested abbiamo risolto quella che era l'interferenza del DNA dell'ospite ed è possibile discriminare i due ceppi. Il ceppo non contenente l'indel aveva una lunghezza di frammento di 280 paia di basi, il ceppo invece con l'indel aveva una lunghezza di 241 paia di basi. I risultati di questa discriminazione hanno mostrato come 3 dei 4 ricci positivi avessero il ceppo che non presentava la delezione e 10 dei caprioli positivi presentavano invece il ceppo non deleto. Ovviamente un riccio e un capriolo presentavano invece il ceppo deleto. Per quanto riguarda i dati attualmente disponibili in letteratura, la prevalenza che noi abbiamo riscontrato, soprattutto nei ricci, è ben al di sopra di quella riportata. Ciò probabilmente legato all'esiguo numero di campioni che abbiamo potuto esaminare. È stata appunto riscontrata in Spagna e in Catalogna con una prevalenza del 34,4%. Per quanto riguarda invece i caprioli, al meglio delle nostre conoscenze, attualmente non sono disponibili dati in letteratura riguardo alla positività di questa specie per Leishmania infantum. Vorrei anche porre l'attenzione su come la prevalenza da noi osservata, ovvero del 33%, è tale da far supporre un ruolo di potenziale reservoir. Questo dato viene ulteriormente avvalorato dagli studi che sono stati condotti dai colleghi dell'Istituto Zooprofilattico di Reggio Emilia, che hanno identificato nel capriolo la specie più punta dai flebotomi della provincia di Bologna. Inoltre, questo dato è ulteriormente avvalorato dal fatto che in 10 dei 11 caprioli abbiamo ritrovato la presenza di un ceppo non deleto, che era lo stesso ceppo che era stato riscontrato nei pazienti autoctoni con leishmaniosi viscerale, nei pazienti umani autoctoni con leishmaniosi viscerale. In conclusione, riteniamo che il ruolo dei caprioli e comunque degli animali selvatici in generale debba essere ulteriormente indagato come potenziale reservoir di leishmaniosi viscerale nella nostra provincia. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, anche per essere stata perfettamente in tempo. Domande? Sì, prego. Zanette, lo sapevo che Zanette faceva domanda. Aspetta, Zanette. Sì, pensavo di urlare, ma... Ok, riprovo. Grazie della presentazione. Guarda, una curiosità. Ci sono dei dati relativi alla prevalenza dei due ceppi, deleto o non deleto, ad esempio in altre specie, anche non nella vostra area di studio, ma magari nel cane o in altre specie, lagomorfi, per esempio?
E se si riferisce di studi effettuati utilizzando la metodica, cioè utilizzando come target la cisteina proteasi B, purtroppo no. Ah, era questa la... Ok. No, purtroppo no. Vai, c'è Rudy. Si sente? Sì. Sì. No, mi chiedevo il perché, o se erano stati selezionati in qualche modo le specifiche che avete deciso di dare, anche in considerazione, non so perché, così, provo a alzarmi. Si sente comunque. No, anche in considerazione del fatto che, ad esempio, in quei focolai dove dimostrate un serbatoio, diciamo, selvatico non cane, sì. Tipo nella zona di Madrid, erano più dei lagomorfi che ha citato, infatti. Sì. Pensavate di analizzare anche questi o sono stati presi in considerazione? Assolutamente. Allora, noi per scegliere le specie ci siamo basati fondamentalmente sulle indicazioni dei colleghi dell'Istituto Zooprofilattico di Reggio Emilia, che hanno pubblicato tardivamente questo lavoro sui pasti di sangue, ma già avevano dato indicazioni sul fatto che i caprioli e il cinghiale fossero gli animali più presenti nei pasti di sangue dei flebotomi. Il tutto purtroppo si deve armonizzare con le attività venatorie e con le attività di sorveglianza dei parchi. Purtroppo abbiamo dovuto esaminare un po' le specie che erano disponibili, e soprattutto avendo il limite di esaminare soggetti che provenissero da aree molto molto vicine ai focolai attualmente presenti. Abbiamo tempo, avrei ancora io una domanda. Quando sono stati abbattuti i caprioli? Allora, i caprioli sono stati abbattuti in un periodo che va dal 2019 al 2021. I mesi? Giugno 2019, giugno 2021. Ok, perché il fatto di trovare positività a livello cutaneo, ma non trovare positività nella milza, potrebbe essere semplicemente un segno che sono molto appetiti dai flebotomi, anche perché l'orecchia del capriolo è come l'orecchia della lepre, e quindi il DNA che trovi potrebbe essere un DNA che è stato inoculato. Trovare positiva la milza invece ti dà il segno del fatto che effettivamente l'animale è così, e soprattutto ti dà il segno del fatto che l'animale riesce a mantenere il parassita, a trovarlo poi nei mesi invernali nell'orecchia del capriolo, perché a giugno effettivamente proprio la stagione di trasmissione, e questo può essere effettivamente uno dei... Assolutamente, dei questo è un fattore che teniamo assolutamente in considerazione, e probabilmente avrei dovuto discuterlo più approfonditamente nella mia presentazione, ma diciamo che... comunque armonizzando questi risultati in un contesto ben definito, quale averli trovato come la specie più punta nei flebotomi e la presenza dello stesso ceppo riscontrato nell'uomo, fa comunque sopporre un potenziale ruolo. Se comunque ci sarà la disponibilità di avere maggiori soggetti, anche magari di stagione, non in stagione di puntura dei flebotomi, avremo modo di approfondire il risultato. Ok, perfetto, grazie mille. Ci sono altre domande? Grazie. Se non ci sono altre domande, ringraziamo Alice. Grazie. Ah, ora ci abbiamo il seguito. La continuazione. Ce l'aveva promessa Isabella. Però abbiamo. Presenta Montalbano. Sì. Margherita. Vero? Sì, io. Benissimo. Allora, la sua presentazione ce l'ha promessa Isabella prima. Sì. Quindi. Ci sono io. Blastocystis in Italy, genetic characterization and meta-analysis from 1989 to 2022. Thank you so much. Allora, io sono Margherita Montalbani Filippo, sono ricercatore all'Istituto Superiore di Sanità, laboratorio di riferimento di Escherichia coli, però il mio grande amore, la mia insomma partenza di carriera è partita proprio dalla parassitologia, e ho ancora l'occasione appunto di approfondire determinate linee di ricerca.
Tra queste appunto Blastocystis. Blastocystis è un parassita gastrointestinale estremamente diffuso, specialmente nelle feci umane, che viene però trovato anche in animali sia domestici che wild. Diciamo che dalla sua scoperta, che è avvenuta più di 100 anni fa, è un organismo estremamente interessante che presenta ancora degli aspetti enigmatici che vanno ritrovati nella sua tassonomia, addirittura nella sua morfologia. Infatti presenta 4 morfotipi, nel suo ciclo vitale e nella sua trasmissione. Non a caso sono tantissimi i lavori che lo collegano ad un ruolo patogeno, così come sono altrettanti altri lavori che invece lo ritrovano in pazienti, in individui asintomatici. Come accennavo, diciamo, tra gli aspetti più enigmatici di questo parassita risulta la sua tassonomia. La tassonomia di questo genere è rappresentata da un altissimo grado di variabilità genetica, caratterizzata tra l'altro in una delle porzioni, il 18S ribosomiali, che è abbastanza conservata in tutti i protozoi, ma anche nella maggior parte degli organismi. Ad oggi l'analisi del 18S ha permesso la divisione del genere in identità genetiche o sottotipi. Bisogna fare però una distinzione, perché prima del 2020 avevamo, diciamo, una descrizione di circa 25 sottotipi. 25 sottotipi che vengono caratterizzati sulla base dell'ospite in cui vengono isolati. Fondamentalmente la comunità scientifica è d'accordo nel descrivere i sottotipi che vanno da ST1 a ST9, molto più raramente il sottotipo 12, nell'uomo, mentre gli altri vengono rilevati in ospiti molto differenti tra loro, anche filogeneticamente. Che succede però dopo il 2020? Dopo il 2020 abbiamo, diciamo, la ridefinizione di altri sottotipi, così come l'eliminazione di altri. ST18, ST20, ST22 vengono eliminati perché definiti come chimere, artefatti sperimentali. Abbiamo la ridefinizione invece con nuove sequenze complete del 18S di alcuni sottotipi, che tra l'altro vengono identificati solo ed esclusivamente nei ruminanti, e di recente, diciamo, aggiunta nuovi sottotipi nell'ST30 e nell'ST31. Avere un genere estremamente complicato a livello di variabilità genetica ci porta in un certo qual modo a ridefinire la panoramica della circolazione dei sottotipi, quando possibile, sul nostro territorio, che è stato uno degli obiettivi principali di questa ricerca, caratterizzato da 2 punti fondamentali. La prima, inizialmente una meta-analisi, poi ci siamo resi conto che in realtà il numero dei lavori scientifici era estremamente basso, quindi siamo tornati indietro con una sistematica, con un'analisi della sistematica, su tutti gli studi che sono stati seguiti nel nostro territorio e che hanno riportato dei blastocystis positivi in campioni di diversa matrice, umana, animale e, quando possibile, ambientale. Il secondo obiettivo, il secondo punto della ricerca è stata la caratterizzazione, quindi l'attribuzione dei sottotipi, aggiungendo la caratterizzazione di aplotipi alleli del 18S utilizzando una piattaforma adibita per blastocystis, in nuove sequenze di blastocystis che sono stati isolati da pazienti nell'ospedale policlinico Tor Vergata, e quindi paragonare queste nuove sequenze, questi nuovi dati genetici, con i dati genetici che sono stati identificati nell'analisi sistematica del primo punto. Come è stato fatto? L'analisi sistematica è stata possibile utilizzando fondamentalmente 4 database elettronici di ricerca di articoli scientifici: PubMed, Google Scholar, Scopus e Web of Science. Subito dopo abbiamo definito dei criteri di eleggibilità che permettevano l'inclusione o l'esclusione di determinati articoli all'interno dell'analisi. Per esempio, abbiamo escluso tutti gli articoli che vedevano come campione umano migranti, perché non erano nel territorio italiano, non erano stabili nel territorio italiano, oppure abbiamo incluso, oltre a articoli che si basavano solo ed esclusivamente sulla ricerca di blastocystis, anche altri articoli che invece avevano l'obiettivo di ricerca di parassiti intestinali generici. Il secondo punto, ovvero l'attribuzione del sottotipo, e quindi poi la caratterizzazione degli alleli, è stato possibile tramite analisi filogenetica e l'utilizzo appunto della piattaforma adibita per blastocystis, che caratterizza questi aplotipi alleli utilissimi in un contesto di track di zoonosi. Andiamo a vedere i primi risultati per quanto riguarda l'analisi della sistematica.
Siamo riusciti ad identificare 62 articoli totali in tutti i databasi elettronici scientifici, ma di fatto con i nostri criteri di inclusione ne abbiamo identificati 54. Di questi 54, diciamo, la timeline di analisi va dal 1989 fino al 2021. La prima cosa che abbiamo fatto è stato suddividere gli articoli sulla base delle metodologie, che come sappiamo è un bias abbastanza importante, quindi microscopia, metodologia microscopica, metodologia molecolare, oppure entrambi le metodologie. Ma e come vedete c'è una certa differenza, ovviamente data anche dal tempo, dalla cronologia, dall'89 al 2021. La cosa positiva è che, nonostante la differenza di metodologie, riusciamo comunque a toccare tutto il territorio italiano. Andiamo a vedere focus per focus, quindi la microscopia, abbiamo identificato 19 articoli che sono stati basati su questa metodologia, 13 dei quali avevano l'obiettivo di ricerca di parassiti intestinali e 6 invece identificavano soltanto blastocystis come parassita. Di questi 19, 18 caratterizzavano campioni umani, chiaramente la maggior parte di loro sintomatici, quindi da pazienti in ospedale. E soltanto uno caratterizzava invece animali da zoo che però facevano parte della fauna selvatica italiana. Con lo studio di tutti questi articoli siamo riusciti, diciamo, a identificare, perché descritta, la loro prevalenza e quindi ad identificare una sorta di intervallo, un range che va da 0,08 al 30% di blastocystis, di prevalenza di blastocystis. La cosa interessante è il numero del campionamento, partiamo da un minimo di 150 campioni fino a un massimo di 16.000 campioni. Per quanto riguarda invece il molecolare, diciamo che abbiamo una situazione inversamente proporzionale, ovvero troviamo 17 articoli, 7 caratterizzano i parassiti intestinali generici, mentre 10 hanno come obiettivo comune l'identificazione del parassita solo blastocystis. 13 sono gli articoli che caratterizzano i campioni umani, mentre 4 caratterizzano campioni non umani. Non umani perché nella maggior parte sono animali, sì, ma uno in particolare caratterizza, diciamo, campioni ambientali. Quello che è interessante andare a vedere è la caratterizzazione del sottotipo. Per esempio, per quanto riguarda l'uomo, vediamo che dei 13 articoli soltanto 7 caratterizzano il sottotipo. Di questi 7, solo uno caratterizza l'allelo aplotipo e soltanto 2 danno una disponibilità delle sequenze genetiche. Inversamente invece per quanto riguarda i non umani, dove abbiamo che tutti gli articoli caratterizzano il sottotipo, solo uno caratterizza gli alleli e mettono invece tutti quanti gli articoli a disposizione il dato genetico. Alla fine riusciamo ad ottenere 121 sequenze di blastocystis. In contemporanea quindi siamo andati avanti invece con il nostro campionamento da pazienti sintomatici del Policlinico Tor Vergata. Abbiamo utilizzato, diciamo, dei campioni con 2 timeline completamente diverse e quindi con 2 metodologie di diagnostica completamente diverse, la prima microscopia e poi caratterizzazione molecolare, che vanno dal 2014 al 2018, e il 2020-2022 con l'Alplex, che è stato ampiamente discusso dalla mia collega. Siamo comunque riusciti ad ottenere ovviamente a ottenere prevalenze diverse, 2 metodologie diverse, il che ce lo aspettavamo. La cosa positiva è che di tutti i 40 campioni positivi di blastocisti riusciamo tutti a caratterizzarli almeno molecolarmente. Quindi fondamentalmente riusciamo ad ottenere 121 sequenze dalla letteratura scientifica, 40 dal presente studio, 161 sequenze in totale, che vengono quindi analizzate mediante analisi filogenetica per l'attribuzione del sottotipo. Ora, perché è importante l'attribuzione del sottotipo? In introduzione abbiamo accennato il fatto che vengono ridefiniti nuovamente i sottotipi, quindi c'è una probabilità che di fatto ci possiamo essere persi qualche sottotipo di recente descrizione. E così in effetti è, almeno nella parte dei non umani. Per quanto riguarda gli umani, nonostante il nostro campione fosse molto basso, di 40 pazienti, riusciamo comunque a ridescrivere e a riisolare, diciamo, i sottotipi di blastocystis umani che erano già stati identificati in letteratura scientifica, ad eccezione dell'ST8.
Quello che è interessante però è la situazione inversamente proporzionale sul sottotipo T4 e il sottotipo T3, che invece noi troviamo ad una frequenza maggiore rispetto alla letteratura scientifica. Per i non umani il contesto è completamente differente. È chiaro che troviamo dei sottotipi tipici dell'ospite, come per esempio ST5 e ST15, riusciamo a identificare un nuovo sottotipo di recente descrizione, semplicemente perché appunto è stato pubblicato nel 2021. Quelli che sono interessanti sono quelli definiti zoonotici, ovvero ST1, ST3, ST6 e ST7, che come vediamo ritroviamo anche nel comparto umano. Siamo andati oltre proprio per caratterizzare gli aplotipi. La caratterizzazione dell'aplotipo serve essenzialmente per il track, possibilmente per il track delle zoonosi. Abbiamo comunque caratterizzato entrambi, diciamo, i due campioni. In particolar modo per l'umano abbiamo visto che fondamentalmente abbiamo un'eterogeneità importante nel sottotipo 3. Ce lo aspettavamo, forte del fatto che il sottotipo 3 è uno dei sottotipi più frequentemente isolati e descritti nell'umano, a differenza dell'ST4 che sembra molto più stabile, in cui vediamo solo due alleli. Di diverso contesto invece è la parte dei non umani. Ovviamente troviamo il più eterogeneo che è l'ST5 per il semplice fatto che il campione è molto più ampio, ma diventa interessante il track zoonotico, in cui riusciamo a trovare alleli dell'ST3 e dell'ST6 molto simili sia nell'umano che nell'animale, potenzialmente un track zoonotico. Quello che vediamo è che fondamentalmente, facendo un confronto con altri paesi extraeuropei, per quanto riguarda i sottotipi umani siamo nella stessa situazione, con frequenze diverse ma i sottotipi sono gli stessi. Gli animali la situazione è completamente differente, per esempio in America, in Europa non si può perché sono pochissimi lavori, sono di ultimissima proprio descrizione, trovano solo ed esclusivamente sottotipi zoonotici, mentre noi troviamo fondamentalmente tipici dell'ospite. Quindi questo potrebbe essere ovviamente correlato al fatto di mancanza di dato genetico e in questo caso quindi diventa veramente importante ampliare il campionamento, specialmente con i pet, quindi cani e gatti di cui non si sa assolutamente nulla e che a quanto pare sono tra l'altro i protagonisti di questo convegno con il gatto e il cane. Io ho finito, grazie per l'attenzione e per essere rimasti. Grazie Margherita. Ci sono domande? Come stiamo con i tempi? Tempo per una domanda. Vai, Simone. Grazie per questa analisi. Sì, avevamo iniziato appunto anche noi a vedere questa diversità appunto genetica nell'ambito dei vari subtype e parli appunto di variabilità degli aprotipi. Quant'è la diversità genetica trovata hai detto giustamente nell'ST3, che era infatti quello che noi abbiamo sempre trovato con un maggior numero di aprotipi, sì, che ha il suo senso, sì, se vogliamo, no? Sì. E quant'è, diciamo, in senso totale? Allora, questo dipende da allele per allele, nel senso che dipende molto dalla piattaforma, dal PubMed MLST di Blastocystis. Fondamentalmente le posso dire che tra allele definito da loro, descritto, e l'allele che noi diciamo modificato simile è un nucleotide. Un nucleotide. Ah, ok. Basta. Ok. Grazie. Grazie Margherita, penso che a voi. Dobbiamo correre. Grazie mille. Sì, passiamo alla prossima presentazione. Barbara, Zoonotic Episode of Scrabis, What Do We Know? A Global Overview. Grazie, sono Barbara Moroni, una ricercatrice veterinaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino e vi parlerò della scabbia zoonotica.
Allora, la scabbia è una malattia parassitaria causata dall'acaro scavatore Sarcoptes scabiei e presenta un ampissimo spettro d'ospite, tant'è che è in grado di colpire più di 150 specie animali in tutto il mondo. La scabbia è stata annoverata tra le neglected tropical diseases nel 2017 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tant'è che è in grado di causare più di 200 milioni di casi nel mondo ogni anno, di cui circa il 10% sono rappresentati da casi pediatrici. La scabbia zoonotica, o chiamata anche pseudoscabbia, è un tipo di scabbia umana causata dal contatto fra un animale affetto da rogna sarcottica e un uomo, e si contraddistingue quindi dalla scabbia classica umana, che è associata semplicemente appunto all'uomo. Tuttavia, per quanto si parli di un'unica specie di acaro, Sarcoptes scabiei, esistono diverse, dal punto di vista clinico-epidemiologico, diverse varianti di questo acaro, indicate col nome latino dell'ospite colpito, dando appunto una connotazione di tipo ospite specifico a questa malattia. Tuttavia è tuttora non chiaro quale sia l'interconnessione intraspecifica tra queste varianti, soprattutto in relazione agli episodi di scabbia zoonotica. Infatti non esistono degli studi sistematici sulla scabbia zoonotica e le informazioni in letteratura riguardo le caratteristiche cliniche epidemiologiche sulla scabbia zoonotica sono molto scarse e non è chiaro appunto quale sia il grado di ospite specificità di queste varianti e soprattutto in relazione alla scabbia zoonotica. Quindi il nostro obiettivo era proprio quello di analizzare la letteratura presente in merito a episodi di scabbia zoonotica su scala globale. Nello specifico ci siamo posti tre domande principali che sono innanzitutto quali sono le specie animali più frequentemente coinvolte negli episodi di scabbia zoonotica su scala globale appunto, quali sono poi le caratteristiche cliniche epidemiologiche della scabbia zoonotica e com'è più comunemente diagnosticata e trattata la scabbia zoonotica. Per rispondere a queste domande abbiamo innanzitutto individuato 8 parole chiave che abbiamo immesso in 3 motori di ricerca a cui abbiamo poi aggiunto dei record addizionali. A questi abbiamo poi eliminato tutti i duplicati, le infestazioni sperimentali e le diagnosi errate di cui poi parleremo meglio. Infine abbiamo quindi documentato 46 articoli scientifici e un conference abstract. Quindi su scala globale quello che abbiamo ottenuto in letteratura in un arco temporale di circa 70 anni è rappresentato in questa mappa globale che come potete vedere rappresenta appunto gli studi che abbiamo raccolto che sono concentrati in particolar modo in Stati Uniti, India e Europa. Dal punto di vista temporale è stato anche interessante vedere come questi studi erano prevalentemente, quindi più della metà, concentrati prima degli anni 2000 e questo sta proprio ad indicare quanto sia scarsa la letteratura, diciamo, più recente in merito alla scabbia zoonotica. Per quanto riguarda le specie animali, vediamo che l'81% riguardava casi di scabbia zoonotica associati a animali domestici, animali da reddito, solo il 19% a fauna selvatica e il cane rappresenta in assoluto l'ospite, la specie animale più frequentemente associata a scabbia zoonotica. Per quanto riguarda le caratteristiche epidemiologiche di scabbia zoonotica associate a animali domestici, innanzitutto abbiamo visto che sono 5 le specie raccolte in letteratura. Molto spesso questi casi si presentavano in forma epidemica, cioè almeno 2 o più persone erano coinvolte in questi casi, molto spesso coinvolgevano tutto il nucleo familiare, come in questo caso riportato da Gallegos nel 2013, o anche altri nuclei, ad esempio nuclei scolastici, e molto spesso erano associati all'adozione di un nuovo animale, proprio come in questo caso. Inoltre abbiamo anche documentato la trasmissione da persona a persona di scabbia di origine animale, quindi parliamo di una persona che non aveva mai avuto un contatto con l'animale originario, e questo va a rinforzare ancora di più l'idea che questo acaro non sia poi così tanto specie specifico, probabilmente. Inoltre abbiamo anche documentato dei casi in letteratura di scabbia zoonotica da animali pet non convenzionali, come ad esempio il coniglio e i suini micro pig e non micro pig. Per quanto riguarda invece la letteratura in merito agli animali da reddito, abbiamo analizzato 5 specie animali
e in molti articoli si parlava proprio di una malattia con un nome specifico come pig handler itch, cavalryman itch. Questo significa che è una malattia piuttosto conosciuta in alcuni contesti sociali, culturali, come ad esempio in India, dove sono stati riportati la maggior parte di questi casi, e quindi la scabbia zoonotica può essere definita una vera e propria malattia professionale. Per quanto riguarda i casi di scabbia zoonotica dalla fauna selvatica, anche in questo caso abbiamo riportato 5 specie, di cui la volpe rappresenta la specie più in assoluto riportata. Il caso più recente è documentato da Pisano nel 2019, rappresenta un caso originato da una volpe affetta da una gravissima forma di rogna sarcoptica che si è rifugiata moribonda nella stalla e ha contagiato tutte le specie animali presenti nella stalla e poi anche l'uomo. Inoltre, anche nel caso della fauna selvatica, possiamo parlare di malattia professionale in quanto ci sono stati molti casi descritti in letteratura di veterinari, guardia caccia, guardia parco, cacciatori coinvolti appunto in questi casi. In particolar modo il caso descritto da Menzano del 2004 descriveva proprio una trasmissione da un camoscio alpino affetto da sempre una grave forma di rogna sarcoptica a 2 veterinari e 3 guardia parco. Per quanto riguarda le caratteristiche cliniche, queste sono praticamente sovrapponibili alla scabbia umana classica, infatti si presentano tipicamente con un rash papulovescicolare eritematoso associato ad un intenso prurito e le lesioni tipicamente partono appunto laddove è avvenuto il primo contatto con l'animale affetto da rogna. Inoltre abbiamo anche documentato, abbiamo visto come molti riportavano che i sintomi, soprattutto il prurito, si intensificavano durante le ore notturne. Tuttavia interessante è stato vedere che la distribuzione delle lesioni, quindi il pattern delle lesioni, era particolarmente diverso rispetto a quello della scabbia umana. E infatti le lesioni cutanee si presentavano in particolar modo a livello del tronco, quindi torace, addome, gambe e braccia più raramente, mentre nella scabbia umana è più tipico vedere delle lesioni a livello degli spazi interdigitali, quindi di piedi, mani e inguine. Per quanto riguarda la diagnosi, purtroppo devo dire che in un terzo degli articoli selezionati non era specificata la diagnosi, anche perché non era, diciamo, il focus dell'articolo parlare del caso di scabbia zoonotica. In un altro terzo la diagnosi veniva riportata in modo, diciamo, clinico, quindi ex iuvantibus, e nell'altro terzo veniva invece visualizzato direttamente l'acaro tramite raschiato cutaneo o attraverso la visualizzazione dei tunnel o dell'acaro tramite dermatoscopio. Per quanto riguarda le diagnosi sbagliate di cui parlavo inizialmente, mi pareva interessante appunto riportare questi casi perché abbiamo selezionato questi articoli in letteratura dove si parlava sia nel titolo che nell'abstract di caso di scabbia zoonotica, ma poi andavamo a vedere le immagini e non erano assolutamente acari Sarcoptes scabiei. E quindi appunto questo sta un pochino ad indicare quanto anche in letteratura scientifica sia alle volte difficile avere una diagnosi definitiva. Per quanto riguarda il trattamento e il controllo, non tutti gli articoli purtroppo riportavano anche qui il trattamento, ma nella maggior parte dei casi si parlava di una malattia autolimitante con una risoluzione in circa 2-3 settimane e alcuni parlavano di trattamento topico con creme a base di acaricidi come permetrina o Lindane Solution, sempre topico. Inoltre è stato documentato anche l'applicazione di terapia sintomatica. In conclusione, quindi, la letteratura che abbiamo analizzato è sicuramente piuttosto scarsa in merito appunto agli episodi di scabbia zoonotica e anche datata. Sicuramente il cane rappresenta la specie animale più frequentemente coinvolta negli episodi di scabbia zoonotica, ma questo potrebbe rappresentare un bias dovuto al fatto che il cane è comunque l'animale più frequentemente vicino all'uomo. E inoltre la scabbia zoonotica può essere considerata una malattia professionale, quindi ci auguriamo che vengano sensibilizzate sempre di più soprattutto le professioni ad elevato rischio. E inoltre abbiamo anche visto che le lesioni, come dicevo prima, della scabbia zoonotica hanno un pattern di distribuzione molto differente rispetto alla scabbia umana e per questo suggeriamo, almeno ci auguriamo, che in futuro vengano sviluppati nuovi protocolli diagnostici più specifici.
Infine, la scabbia zoonotica è molto facilmente diagnosticata in modo errato, come vi ho dimostrato, e quindi anche qui riprendiamo un po' il discorso di stamattina del One Health e quindi della migliore comunicazione fra parassitologi, veterinari, medici umani e così via. E anche la terminologia è molto importante e alle volte può essere fuorviante, infatti non ho mai utilizzato la parola pseudoscabbia in questa presentazione proprio perché in realtà la pseudoscabbia non è associata solo alla scabbia zoonotica, quindi causata dalla Sarcoptes scabiei, ma diciamo che può avere anche degli altri agenti eziologici e quindi può essere fuorviante alle volte. Infine, la scabbia zoonotica non è sempre autolimitante come è comune pensare e per questo motivo suggeriamo che una terapia caricida venga applicata soprattutto in quei pazienti vulnerabili, immunodepressi ad esempio, insieme anche ad una terapia sintomatica per alleviare il prurito. Questo studio è stato pubblicato recentemente, quindi per ulteriori informazioni e dettagli vi invito a prenderne visione, è anche parte del mio progetto di dottorato. Vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono delle domande sono qui. Grazie mille, Donato. Ah, chi fossero... purtroppo non credo che possate. Sì, allora, uno dei due era molto probabilmente un corioptide, anche perché si parlava proprio del contatto con un bovino. L'altro invece un cheager mite, quindi appartenente alla famiglia trombiculide. Purtroppo dall'immagine non siamo riusciti ad andare oltre e non abbiamo contattato gli autori dell'articolo. Okay, altre domande? Siamo un po' in ritardo. Comunque Barbara, penso che sulla base della review della letteratura che ci hai fatto vedere, insomma, sarebbe l'ora con gli strumenti di cui disponiamo oggi di capire se veramente la cosiddetta scabbia zoonotica sia un'entità differente dalla scabbia, diciamo, umana, perché qualche modo per distinguere gli agenti penso che si possa trovare, no? Perché la distribuzione delle lesioni sì è importante, però insomma ci vorrebbe qualche dato più stringente, sì. Forse. Sì, dati genetici sicuramente, a cui si sta lavorando, parte del mio progetto di dottorato era proprio su questo, con l'utilizzo dei microsatelliti, però ancora si è un po' in alto mare, devo dire. Soprattutto perché è molto difficile ritrovare gli acari nell'uomo e soprattutto poi ottenerli ed analizzarli. Quindi sì, grazie. Auguri. Grazie. Allora, Sgubin, Sofia, dov'è? Eccola. Prego Sofia. Sofia ci presenta la Occurrence of Echinococcus multilocularis and other thanids in rodent intermediate host in the Bolzano province. Buonasera a tutti, sono Sofia Sgubin, biotecnologo presso il laboratorio parassitologia, micologia ed entomologia sanitaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Come capirete dal titolo, parlo di Echinococcus multilocularis nei microroditori. Partendo dalle basi, che cosa dicono l'Echinococcus multilocularis? È un piccolo verme piatto che causa echinococcosi alveolare, una delle più severe zoonosi parassitarie delle aree non tropicali. Ha un ciclo silvestre. Mi sentite? Ok. Ha un ciclo silvestre che coinvolge come ospite definitivo la volpe, ma anche il lupo e il cane domestico, e come ospite intermedio i membri della sottofamiglia delle arvicoline. Questi due si infettano in un ciclo preda-predatore. L'uomo in tutto ciò agisce come ospite accidentale, ovvero si infetta ingerendo cibo o acqua contaminate. Dove lo troviamo? L'Echinococcus multilocularis è prevalentemente presente nell'emisfero boreale e in Europa è vastamente diffuso al nord e al centro. Per quanto riguarda la situazione italiana,
Il primo report è del 1997 in volpi della provincia di Bolzano. Da lì si sono susseguiti numerosi studi fino all'ultimo del 2022. In questo lasso di tempo l'area di positività si è aumentata a tal punto da toccare la provincia di Trento e nell'ultimo studio abbiamo una prevalenza tale da rendere l'area di Bolzano altamente endemica per Echinococcus multilocularis. Inoltre nel 2018 sono state segnalate delle feci di volpi, di lupo e di cane positive di Echinococcus multilocularis in Liguria. In questa slide trovate articoli relativi ad Echinococcus multilocularis nella provincia di Bolzano. Sono relativi ad anni diversi, effettuati con strumenti diversi, con campionamenti diversi, ma tutti relativi alla volpe rossa. Infatti, in Italia l'unico monitoraggio stato fatto finora per Echinococcus multilocularis è stato fatto sulla volpe rossa. Il nostro studio, invece, ha lo scopo di investigare la prevalenza di Echinococcus multilocularis ed altri tenidi nell'ospite intermedio della provincia di Bolzano. Come abbiamo fatto? Abbiamo raccolto 75 animali appartenenti a 7 specie diverse in 25 località della provincia di Bolzano tra il 2019 e il 2021. I fegati di questi animali sono stati tutti prima guardati sotto il microscopio alla ricerca di cisti o lesioni parassitarie e di ognuno di essi è stata presa una piccola porzione, circa 5 cm cubi, da sottoporre ad analisi molecolare. Abbiamo usato una multiplex PCR che amplifica simultaneamente Echinococcus multilocularis, Echinococcus granulosus e Tenia SPP. Tutti i prodotti di amplificazione sono stati sequenziati per conferma di specie ed analisi filogenetica. Cosa abbiamo trovato? 10 animali sono positivi ad Echinococcus multilocularis. La maggior parte di questi sono avicoli amphibius. Abbiamo un ghiro, un topolino selvatico e un ratto. Inoltre abbiamo trovato positività in una zona mai diventata positiva prima, San Leonardo in Val Passiria. Nell'albero filogenetico a lato, in rosso trovate le nostre sequenze, queste di questo studio. In nero invece ci sono sequenze di volpe derivate da studi precedenti. Come vedete, le sequenze di questo studio sono quasi del tutto identiche a quelle della volpe degli anni precedenti. Per quanto riguarda le tenie, invece, abbiamo trovato 21 animali positivi a tenia. 15 di essi sono positivi a tenia teniformis e 3 di questi 15 sono coinfetti, tenia teniformis ed Echinococcus multilocularis. Le restanti tenie sono 5 tenie crassiceps e una tenia martis. Discutiamone un po'. Per quanto riguarda l'Echinococcus multilocularis, questa è la prima volta che viene descritto nell'ospite intermedio, perlomeno quanto riguarda l'Italia. Questo va a colmare un buco di informazioni e ci permette di confermare la presenza di un ciclo autoctono di Echinococcus multilocularis nella provincia di Bolzano. Inoltre, l'aver trovato una nuova area positiva, pur essendo vicina a zone lo stesso positive, ci dà sicurezza perché l'home range dell'ervicolo dei microroditori è molto più stretto rispetto all'home range delle volpi e ci permette di descrivere zone di positività in maniera più circoscritta rispetto alle volpi. Inoltre, i nostri dati ci suggeriscono che studiare i roditori è un ottimo strumento di monitoraggio delle Echinococcus multilocularis, almeno per quanto riguarda quest'area. Infatti, l'ultimo studio dà una prevalenza di oltre il 14% su un campione di 235 volpi. Noi, con soltanto 75 roditori, raggiungiamo una prevalenza di oltre il 13%. Secondo i nostri studi, l'ervicolo amphibius è il roditore più abbondante della provincia di Bolzano ed è anche quello con la prevalenza di Echinococcus multilocularis. Potrebbe quindi essere coinvolto nel ciclo di mantenimento di Echinococcus multilocularis nella provincia di Bolzano. Per quanto riguarda la presenza di Echinococcus multilocularis in ratto, questo dovrebbe essere un campanello d'allarme. Il ratto, infatti, prediligendo un ambiente urbano, potrebbe essere coinvolto nel ciclo di mantenimento di Echinococcus multilocularis in un eventuale ciclo urbano. Tenie. Abbiamo confermato che Tenia teniformis e Tenia crassiceps sono le più abbondanti nei roditori, come già suggerito da studi precedenti. Pur queste causando strobilocercosi e cisti cercosi, possiamo comunque considerarle di potenziale zoonotico minore in quanto sono molto diffuse e i casi altamente sporadici. La tenia martis è una novità.
Infatti, pur essendo già circolante in Europa ed essendo già stata descritta in Italia, in faine e in lemuri dello Bioparco di Roma, questa è la prima volta che viene descritta in ospite intermedio. Anche l'Atenea martis ha un ciclo selvatico che usa carnivori selvatici, per lo più mustelidi, e piccoli mammiferi, tra cui roditori, come ospite intermedio, in un ciclo preda-predatore. Ci sono soltanto 4 casi di cessi cercosi causata da Atenea martis in Europa, tutti in pazienti immunocompromessi. E dato la sporadicità dei casi, possiamo considerare anch'essa una zoonosi minore. I nostri dati sono solo un assaggio di quello che potrebbe essere un monitoraggio di arvicole Piracanococcus multilocularis nell'area di Bolzano. Grazie. Grazie molte. Domande? Sì, prego. Arriva. Non forte. E grazie per la presentazione, sicuramente molto interessante. Allora, 2 domande ho in realtà. Gli animali sono stati catturati dall'ambiente? Allora, gli animali sono stati trovati morti dai cacciatori, portati al Museo Naturale di Bolzano per l'identificazione di specie in un piano di monitoraggio dei piccoli roditori. Da lì noi poi abbiamo ricavato i fegatis che abbiamo poi analizzato. Erano animali morti, diciamo. Erano morti. Erano animali morti, che sì, potrebbe anche essere un indice di qualche... E l'altra domanda è, ma a livello di fegato avete visto delle lesioni? Perché me la son persa. Allora, se c'erano. Noi abbiamo trovato di questi 28 animali positivi soltanto 7 lesioni parassitarie. Nel dubbio noi li abbiamo analizzati comunque tutti. Per cui 7 con lesioni riconducibili a, diciamo, delle lesioni cisti. Sospette, cisti, piccole calcificazioni. Ok. E invece all'analisi biomolecolare molto più positive. Sì, praticamente solo il 25% ha dimostrato lesioni. Va bene, grazie. Prego. Ho perso un pezzo, hai citato la Liguria, perché? Perché nel 2018 sono state trovate feci di lupo e di volpe positive, quindi è un altro... Hanno fatto un campionamento sulle feci nei boschi, poi hanno studiato la dieta per capire se era cane domestico o lupo, e poi hanno trovato la positività in Echinococcus multilocularis. Sì, molecolare. Sì. Allora, ho letto l'articolo. No, la busta di insalata, se non sbaglio, è del sud Italia. Però, da come ho letto l'articolo, dicono che il campione non venga dall'Italia, che il terreno su cui è stata coltivata l'insalata provenga da altri stati, non italiano. Oddio, non abbiamo visto, non lo so, non mi permetto di... In Italia, nell'area di Bolzano? Per l'area di Bolzano è abbastanza pericoloso, per il resto d'Italia non mi sbilancio troppo. Una rapida osservazione... Vabbè, vai Annette. È da moltissimi anni ormai, no, che ci chiediamo, ma come mai Echinococcus multilocularis non si diffonde di più, rimane sempre lì a Bolzano e sta lì. E ora finalmente mi ha molto piaciuto questa indagine, perché una delle ipotesi è che c'è una specificità per l'ospite intermedio, cioè specie e generi di diversi roditori che troviamo confinati in una densità importante in questa zona. Puoi confermarci questa ipotesi? Cioè, perché non si diffondono più questi ospiti roditori che avete identificati? Io non sono esperta di roditori, sono specifici per quella zona, o che ci dobbiamo aspettare? Allora, l'Echinococcus multilocularis si sta espandendo, infatti ha già toccato la provincia di Trento. Per quanto riguarda gli ospiti, è uno studio molto preliminare, sono solo 75 roditori e non è un monitoraggio specifico per Echinococcus multilocularis. Quindi non mi sbilancierei troppo su questo tipo di affermazioni.
Sì, due osservazioni. La prima, Passaiertal non è poi così strano, perché comunque è una zona di passaggio, c'è Timmelsio, vanno di là in Austria, dall'Austria arrivano le volpi senza un problema. Quello che diceva Annette è però molto interessante, perché se parli con Peter De Plazes, lui ti dice che anche nel sud della Svizzera, in Ticino, hanno prevalenze bassissime, e lui dice proprio la specificità degli ospiti intermedi che fa sì che non scenda in Italia, mentre invece si è distribuita in tutto il resto d'Europa ed è arrivata fino in Svezia. Riprendo quello che aveva detto Rudy prima, cioè, però negli animali in cui avete visto delle lesioni, avete cercato se erano delle cisti fertili, se c'erano dei protoscolici, perché quello fa una grandissima differenza fra essere uno che ingerisce delle oncosfere eliminate dalle volpi che arrivano dall'Austria o essere un ospite che la mantiene. Penso soprattutto a molte delle specie che avete trovato positive, quali il ratto per esempio, perché sono specie per cui è abbastanza notorio, o almeno così si dice in letteratura, poi bisogna sempre aspettarsi tutto nella vita, che non abbiano un ruolo da ospiti intermedi. Ecco. Certo, allora purtroppo i fegati erano stati congelati e scongelati più volte, per cui c'è stato difficile fare un'analisi istologica. C'è ancora una domanda là? No, una domanda? No, niente domanda. Penso che abbiamo finito. Il Presidente sarà contento che siamo in orario per l'Assemblea. Grazie ai nostri speakers e alle nostre speakers, e grazie a tutti voi di avere resistito, e anche delle vostre domande e della vostra partecipazione. Grazie a tutti.